Cerbero, Cerbero. Fa, 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 podcast. Troppi te, Che squali stanno arrivando! Hello, Clochard e benvenuti in questa nuova trasmissione. In questa nuova trasmissione. Intanto l'hai tipo stunnata, Simo. E eh lo so, è, hai fatto vabbè, un rubino infernale. È, stato, è stata la combinazione della mia voce e rubino <ride> che appare in contemporanea. È una cosa mm. che non... <ride> Stunnerebbe chiunque, penso Allora, benvenuta sei, a Federica Ciao Salve, buonasera Come stai? Buonasera. bene, grazie Allora, conosciuta dai più Io partirei poi magari subito da questo Come Martina dell'Ombra sì. Poi magari ci spiegherai, anche se l'hai detto già Altrove, la nascita del personaggio, eccetera Ma te la butto subito lì uh, Dove lo ave... butti, eh No, cominciamo, Simone <ride> Al minuto 2, uh, al... neanche al minuto 1 e 3. Hai capito? <ride> Vabbè. No, dico, aver creato un personaggio così forte, eh, cosa significa? Cioè, io ho visto magari, tu sei anche attrice, quindi molti attori nella loro vita si sono ritrovati un po' confinati in un personaggio troppo forte. Eh, mm. Nel tuo caso, com'è questa cosa? Perché tu sei molto altro, ovviamente, però magari le persone si ricordano questo pubblicamente. Allora, questo è vero, in realtà sì, io sono prevalentemente un'attrice e un'autrice. Uh, facendo questo personaggio in realtà ho fatto quello che stavo facendo già, io facevo personaggi, recitavo in teatro, semplicemente diventare popolare sul web con un personaggio significa che la tua popolarità cresce moltissimo e di conseguenza aumentano le possibilità lavorative ma crescono anche gli haters ovviamente. E, mh, rispetto al rimanere bloccato o bloccata in un personaggio mh, è sicuramente un rischio che c'è. Uh, io però, sinceramente, ho continuato a fare Martina, cioè fatto, è molto cambiata Martina nel tempo. Oggi, come oggi, la faccio prevalentemente in televisione, in programmi, di, in programmi politici dove io mi occupo con Martina di satira politica. Quindi è per venduta. me <ride> esatto. cioè si certo, è piaciuta! Essenzialmente! Che fai i soldi con troll oppure comunque rendere un lavoro penso che Beh, sia, ma è non è un troll! Non è un troll, è un personaggio di satira politica, come è sempre stato fin dall'inizio, politica e sociale. Quindi io faccio, sì, guadagno facendo satira politica. È una non maschera mi... comica. È una maschera comica, sì però che nasce come un troll, Cioè, nel senso io mi ricordo all'epoca sta cosa non si sapeva insomma che stavi recitando Ma Il fatto che non non significa che sia un troll, non so se conoscete Sasha Baron Cohen no? eh? sì, o un sì, performer sì, certo. del genere, non è un troll. I, I monologhi di Martina sono sempre stati estremamente surreali, quindi non c'era un'intenzione di uh, sembrare vera è l'assurdità del mondo del web che ha creduto che il personaggio fosse realistico. Ovviamente perché era un personaggio di tipo satirico performativo, quindi non dichiaratamente comico. Io facevo anche le interviste come Martina dell'Ombra, ma questo aveva un intento satirico, piuttosto esplicito, fra l'altro, nel certo. senso che era veramente... è sempre stata piuttosto estrema. Ma c'è stato qualche intervistato che non era a conoscenza di questa maschera comica? Io ho visto qualche intervista... Sì. Eh, anche in... da lei però in stile Sasha Baron Cohen sarebbe Beh, solo... eh, quando sono andata dalla Saluzia a Sky 24 la redazione e la giornalista e la presentatrice stessa non sapevano che io non mi chiamassi Martina dell'Ombre. Ma ah, tra l'altro anche lì al comizio dei Novax se non sbaglio esatto, okay, esatto. Que questa qua l'ha detto anche lei ma eh, si chiama Performance Arts giusto? no <ride> Beh, sì, ma diciamo che la. Perché ridere? fattori fattorite come l'ho detto, non lo so. <ride> non sono Marina Abramovic, ovviamente, però tendenzialmente sì. Sono, sono delle performance, cioè sono delle diciamo che un tipo di movimento nato intorno agli anni 60-70 dove gli attori facevano le cose e in quel periodo ovviamente le facevano in strada, in piazza, venendo presi sul serio dagli e spettatori. Se tu, ma se tu fossi veramente Martina dell'ombra e questo è il tuo personaggio, creato dall'imbarazzo eh. <ride> In realtà, ora tu stai recitando. Sarebbe bellissimo. In tanti, in tanti lo pensano, per ah. me sarebbe stupenda. Avrei una vita molto più facile se fossi veramente Martina dell'Ombra. Perché noi comunque sì. abbiamo la, la carta bonus. Se mai ci, ci succedesse qualcosa di brutto. Per, quel, per qualcosa che diciamo, no, ma era eh, tutta una performance. Ci hanno provato molti a fare quello che sta provando lei, ma ha fallito perché lo sappiamo tutti quanti quello che tu hai detto, penso sia la verità. Ma ci hanno provato molti. Ah, sì, sta... certo. Nel corso la della Nagolata, no? Riccardo, Mister Eye, si sì, sì. hanno... è una cosa risaputa. Ma la genesi di Martina, cioè il tuo intento iniziale? Guarda, io, è stata? Stavo... Guardate, io stavo facendo. Uno studio su un personaggio grottesco, lavoravo in una compagnia teatrale di teatro, appunto, performativo e di ricerca. Stavo facendo lo studio su questo personaggio, ho registrato un monologo e eh, per la prima volta un monologo che era un po' comico perché sono sempre stata un'attrice drammatica, ho fatto 15 anni di teatro drammatico. E, um, ho registrato questo monologo comico, l'ho registrato male, cioè nel senso che, non sapendo fare il comico, l'ho recitato in una maniera anticomica e l'ho messo su YouTube per mandarlo ai miei colleghi di compagnia come una capra ignorante, perché potevo usare benissimo altri metodi al posto di mettere un video pubblico su YouTube. E ho messo un titolo che è stato molto indicizzato e quindi in una notte ho fatto 200.000 views, parliamo di cinque anni fa, quando il web era tutt'altra cosa, YouTube era tutt'altra cosa, c'era molto meno traffico e soprattutto questo tipo di cose colpivano molto perché non c'era pressoché nessuno che facesse questo genere di cose. Sono stata presa sul serio e quindi ho ricevuto 200.000 views e una miriade, migliaia di commenti, di insulti. Ma qual era e questo titolo indicizzato? Era 5 buoni motivi per non andare via dall'Italia. Oh, in bello. quel momento si parlava tanto di questa cosa qui. C'era proprio un, un tema. E quali erano i motivi per non andare e via? Da... Mi ricordo di sicuro il fatto che noi è, avessimo inventato l'eleganza perché abbiamo inventato la distinzione tra Velina Bionda e Velina Mora. No. Mi ricordo solo che c'era... Che... Ma sai perché me lo ricordo? Perché mh, con il fatto... Essendoci questa frase ho sempre pensato, ma com'è che fanno a credere ad un video dove si, si dice una cosa del genere? Cioè gli altri motivi potevano forse essere ancora più verosimili, però per la differenza tra Berlina Bionda e Verlina Mora io diciamo è impossibile che lo prendano sul serio. E invece... Secondo me quelle persone nella loro vita di tutti i giorni ascoltano argomentazioni anche peggiori. Esatto. <ride> cioè, esatto. proprio per, <ride> per la cerchia... Eh. Perché c'è stato de peggio. Cioè, io pure inizialmente io mi ricordo, avevo visto un tuo video all'epoca Roma Sud Ro o Roma ah, sì. Nord, no? che quello pure mi sa, era molto famoso. E io lì per lì ci ho creduto perché ecco, ho detto: ma ci stanno, questi galline. Ma io gli proponevo soffesa, di, eh. di tirare su un muro tra Roma Sud e Roma Nord. Sì, sì, me lo ricordo, me lo ricordo. Dicevo, vabbè, sta calcando la mano, tutto quanto, però non pensavo che fosse un personaggio. Perché effettivamente hai dato parola a molte galline. Perché sai quante ne ho sentite, per esempio, delleura che fanno dei ragionamenti simili. Sì, 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 mm. no, ma anche di prati, di parioli. Mm. Eh, assolutamente. Ma questo è il motivo per cui effettivamente eh, in qualche modo è riuscito come personaggio di eh, la di, prima di ascesa. Come te la ricordi? Ascesa, dipende da cosa intendiamo per ascesa. Cioè, quando raggiungi boh, i 100.000 insulti, forse... eh sì, sì. No, cioè, quando... così mi ricordo, perché in realtà questo è stato un escalation di insulti. Cioè, crescevano i numeri, crescevano gli insulti. Ho fatto una volta un video che ha fatto 8 milioni di views in, in due giorni. Beh uscivo per strada sono andata volevo andare a prendere una piadina la ragazza della piadineria si è rifiutata di farmela dice andiamo oh, tu sei quella stronza io ho cercato di spiegare ma cioè, questa cosa è successa a me e a Salvini a cui non eh, hanno fatto il gelato parla. sì quindi non lo so come la si possa definire ascesa, però me la ricordo così, insomma è stato un crescendo di video, ovviamente arrivano a ruota anche le televisioni, eccetera, e in qualche modo io poi ho continuato a fare il personaggio in maniera performativa finché mi sembrava sensato farlo in maniera performativa e poi l'ho detto e adesso faccio sia quel personaggio che altre cose come attrice e come autrice, ovviamente. Ma dare... c'è qualcuno che ci è rimasto male, che era un personaggio? Mm, bah, non lo so, questo Magari un no. seguace proprio che condivideva ogni cosa che dicevi. No, ma non cioè io sono sempre stata, sembra, sembra una cazzata, però in realtà nella, nella totalità delle cose Martina è talmente estrema che non ha mai fatto un proselitismo di tipo condivido le cose che dici. Cioè ci no, potevano era essere delle... È estremamente cose... contraddittoria. Sì, troppo, capito? Era, è, tro è sempre stata troppo esagerata, ma questo volutamente perché sarebbe stato anche pericoloso che qualcuno seguisse le mie idee, ma poi espresse con una voce da cretina, con, con un, 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 un linguaggio, un modo poco, diciamo che cioè, ci so, i, i fan, quelli che credevano Martina fosse vera, dicevano sì, brava, ma perché se la volevano scopare... Cioè, <ride> Appunto, Quindi, quando scoprono che invece non sei scema, qualcuno sicuro ci è rimasto male. Guarda, pure se non lo sai tu, te lo, te lo dico io, qualcuno sì, ci è sì. rimasto male. Sì, sì, beh, questo sì. Magari qualcuno mi voleva invitare a cena a Roma Nord e... Esatto. Di così. Poi siamo pure conosciuti noi, te non te lo ricordi? No, io no. Come no? No, 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 io... Stava a a te, te eravamo ehm. Comics e stava con Vincenzo. Ma io non me sono presentato. No? No, 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 no. io con Rubino, allora, può essere. Ah, prima hai detto che non però conoscevi me... Rubino, azza, eh, però Rubino si è presentato. Mi ricordo di sì, Mo non, de, non vorrei sbagliare. Rubino conferma Te lo ricordi questo? Piccolo aneddoto, ma... piccolo aneddoto, così per dire. Lo faccio no. rivedere se vuoi. Ma <ride> non me lo ricordo. <ride> non te lo Vabbè. non me lo ricordo. Okay erano tanti anni fa comunque sì sì tipo 3-4 anni no, ma ero, ero sì, comunque, io ero completamente Big Claib Vincenzo, ero amico e collega e collega sì esatto tu non hai mai fatto stand up o cose del genere però eh, no, stand up no. Io faccio monologhi che poi in realtà sarebbe stand up. Il punto è che sono un po' fuori dal, dal circuito chiuso, de, delle regole piuttosto rigide di quella che si intende per stand up. E sto scrivendo, porterò in scena. Insomma, era previsto per marzo dell'anno scorso l'inizio del mio tour teatrale, ma ahimè, eh, stiamo certo. ancora aspettando. Possa fare Ed è un monologo che ha anche delle parti di stand up, però anche delle parti di monologo teatrale comico, però che non sia stand up, anche se per me non esiste tutta questa differenziazione, però non mi voglio mettere questa etichetta, dato che poi ci sono i puristi della stand up che mi inseguono. Sì. Questo, <ride> questo monologo, questo monologo che base aveva, sempre satira politica. No, 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 il sì, monologo così. parla di, di cose personali, parla di tutta l'esperienza le di Martina, ma parla in realtà di, di un sacco di mie esperienze personali ed è anche, include in parte delle reinterpretazioni di uh, pezzi classici che ho sempre fatto in teatro, però fatti in maniera un po'... Um, un po' nuova, ad esempio, faccio il monologo di Giulietta dove c'è Giulietta, Giulietta di Romeo e Giulietta ovviamente. Eh, dove lei sta per aspettare, non so se lo sapete loro, hanno 13 e 14 anni nel, ah. um, nel dramma. Okay. Quindi in realtà la Romeo e Giulietta non è una storia d'amore, è sostanzialmente un cuore di sesso. Cioè, questi vogliono scopare come qualunque 14enne, tant'è che si consuma in tre giorni, tutta questa grande storia d'amore e lei la sera che sta aspettando Romeo fa questo monologo in cui è una ragazza intrepidante attesa del suo innamorato e io l'ho immaginata mentre si fa la ceretta quindi io faccio questo monologo mentre sul palco mi faccio materialmente la ceretta alle cosce e all'inguine <ride> so. sono cose naturali sono cose naturali, esatto e mi sembrava interessante reinterpretarlo in questo modo un po' più moderno che è una cosa assolutamente normale Ovviamente, bella questa, questa reinterpretazione. Comunque, a me mi era venuta in mente una domanda prima, quando hai citato l'impossibilità di attuarlo. Questo spettacolo, eh, yes. tutto l'apocalisse la, cioè, la, che è successa: quanto ha impattato te e quanto ha impattato invece Martina? Allora, me moltissimo, nel senso che è successa proprio in un momento in cui io avevo deciso eh, di, eh, per un annetto, almeno fare sostanzialmente teatro. Cioè, tornare a fare teatro, fare teatro live, mh, fare molte cose live come me stessa. Quindi, mettere un attimo da parte Martina, e mi è piombato addosso, diciamo, come tutti. Questa situazione in cui non è stato possibile. E a Martina meno, in realtà l'ha condizionata dal punto di vista che, con, diciamo, essendo stata condizionata io, ha condizionato anche Martina, però io faccio ormai veramente poche cose con Martina sul web, davvero poche. E quindi, diciamo, quel personaggio è stato meno toccato. In realtà, l'ho anche usato molto meno di quanto avrei potuto, perché è stato un momento molto fortunato per il web, ahimè. mi capisco che vuoi distaccartene un po'. Beh, non è... ci ho dedicato tanti anni, non è l'unica cosa che voglio fare, ovviamente. E... Diciamo che se lo ritenessi inutile a raccontare il mondo di oggi, lo abbandonerei del tutto. In realtà, a me è sempre più contemporanea, Martina. cioè... È una... Quello è il sempre... problema, che c'è bisogno forse ancora, non è ancora arrivato sì. il suo momento. Sì, c'è bisogno, però è anche vero che la realtà circostante è sempre il mondo, ad esempio, politico, è sempre pericolosamente più vicino a Martina che non lontano, per cui è, è una situazione paradossale, però sicuramente è ancora molto utile per raccontare alcuni aspetti. Infatti, alle volte, io rifletto sul fatto che alcuni personaggi, non so, mi viene in mente di Grozza. In realtà sono meno potenti del personaggio della persona originale, cioè tipo Feltri. No? Certo. Cioè, Feltri fa più ridere certo. eh, ride il Feltri originale della parodia di Crozza, no? È vero, è vero, ma perché? più che ridere è perché è una ritata amara. Ecco. Certamente, è talmente più reale lui di suo. Ma assume potenza soprattutto perché non c'è quel velo di personaggio, cioè almeno nel tuo caso, per quanto le tue parole potevano essere surreali, pesanti, eccetera, non c'era quel velo di personaggio e quello crea anche più coinvolgimento. Nel caso di Grozza, ad esempio, come stava Di Marra, l'hai abbastanza palese, quindi uno invece di incazzarsi, te ande a ridere la potenza del tuo personaggio era far incazzare cioè se tu ti presentavi fin dal giorno 1 come guardate questo è un personaggio te non mi insultate è un personaggio secondo me non avresti fatto niente no no certo ma infatti è tuttora una, una formula che mi piace a me piace quando le... mi piace anche da spettatrice eh? cioè nel senso io sono ho dei gusti piuttosto forti, cioè a me le cose che di solito fanno incazzare o che sembrano un po' estreme a livello di pratica, a me francamente piacciono, per cui è anche una questione, ho seguito anche un, un mio gusto e se dovessi rifarlo oggi lo rifarei esattamente in questa maniera. La cosa che a me fa più pensare è che quello che hai fatto tu, molte persone lo fanno ancora oggi nel web, ma non per fare un personaggio avere eh, visibilità. Vi, tu mm. non sai quanti ne abbiamo incontrati che rischiano proprio di rovinarsi l'immagine a vita ma proprio cioè non è che creano un personaggio come hai fatto tu. Ci mettono la faccia loro e si portano merda addosso convinti che poi basterà un scusatemi per ripulirsi tutto e continuare con quello che si è creato. Un errore visto da molti in questi anni sul web? Beh, eh, ma il punto, il punto del web è che il web è un posto, secondo me, stupendo, cioè pieno di possibilità, dà la possibilità di fare delle cose incredibili. Il punto è che chi si approccia al web molto spesso lo fa cercando una via facile, mentre come tutti gli strumenti richiede che ci sia un, un pensiero dietro, un pensiero vero. Anche quando fai cazzate devi avere un pensiero dietro. Se non ce l'hai, la cazzata dura il tempo della cazzata. Il tuo amore per la satira, da cosa deriva? Dove, quando nasce? Beh, dal fatto che mia madre mi ha fatto crescere con i programmi di Serena Dandini. Mm. <ride> da quando ero piccola, nel senso i miei genitori sono dei grandi amanti della satira, sono sempre cresciuta con la satira, davvero da piccolissima e ovviamente poi la satira nel tempo è cambiata però rimane veramente il mio linguaggio preferito anche quando non è satira, quando è ironia, quando è sarcasmo a me piace, piace molto nasce nasce qui perché alla fine appunto il confine tra queste cose che hai elencato, grazie mille intanto scusa a Dr. Punk che ci ha regalato 25 abbonamenti eh, questo grazie. è il momento capitalismo scusa, mamma scusa. mia, gentilissimo è, mo momento Roman Show mondo. E, um, stavo dicendo, dato che il confine è sottile tra quelle cose, come, le come lo stabilisci tu? Perché a volte si può trovare anche gente che dice sto facendo satira quando in realtà è solo un coglione. Quindi... Ma guarda, diciamo che io personalmente, ma questa è una cosa. Mia, non è necessaria. A volte vedo che mi blocco nelle. Sì, infatti, delle... volevo dirtelo, che c'è un, un calo di <ride> no. qualità improvviso, Vabbè, al video. È, non ci possiamo Comunque, gra grazie anche a Andrew, 5 abbonamenti. Uè, grazie. Io da qua non, non li vedo purtroppo. La ringrazio anch'io, grazie a Andrew. Eh, no, allora, ma mh, in realtà la differenza. Cioè io, io, io sono laureata in lettere, se non sapessi riconoscere le differenze di linguaggio sarei veramente una capra. E, diciamo, è come riconoscere gli stili narrativi. Eh, cioè, se si studia un po', cazzo, si fa, le differenziazioni si possono no, fare è per tranquillamente. Questo te l'ho chiesto, perché io non so studiato come lei. Quindi, eh, ma in essere studiato in in condizione che riguarda l'università, è una questione che riguarda la fruizione dei, dei prodotti culturali. I prodotti culturali sono anche i programmi televisivi, alcuni ovviamente sono, anche, sono i podcast, sono i libri, sono i film. E se tu fruisci di tanti prodotti culturali all'interno del tuo percorso, eh, a un certo punto riesci a, siccome hai una cultura dietro appunto di fruizione, riesci a differenziare. Sostanzialmente la satira è quella che va a desasperare in una maniera comica, criticando alcuni aspetti della società. Non deve essere necessariamente politica, la satira rivolta ai potenti e ai politici è satira politica, si può anche fare un tipo di satira sociale che quindi prende in giro. E stigmatizza alcuni aspetti della società che si intendono criticare. Diciamo, secondo me è satira laddove c'è sia la risata, ma anche un ragionamento uh, successivo che può essere fatto, cioè ti deve illuminare alcuni aspetti. Tu quando hai iniziato a praticare il lavoro del, della satira, perché il satiro al femminile, non so se si dice il sa satiro. la satira, vabbè, la moglie satiro. del satiro. La moglie del satiro. Eh, che... Diciamo... <ride> no, la domanda andava avanti, era, cioè, hai scoperto, cioè, avevi fin da subito un'idea dei temi che saresti andata a toccare o sei andata a sentimento e ti sei anche magari stupita di certe cose che ti interessavano più, più di altre, certi temi? Ma diciamo che io sempre, prima di farlo con Martina Dell'Ombra, scrivevo degli articoli satirici sui vari giornali, quindi devo dire che in realtà nel dover scegliere gli argomenti eh, i miei sono sempre stati piuttosto chiari, ma questo perché io ho una forte passione per la politica e quindi inevitabilmente i miei temi sono quasi sempre stati politici e sociali nel, negli ambiti in cui comunque la politica è anche fatta dal sistema sociale in cui ci troviamo a vivere. Eh, però poi nel momento in cui ho fatto Martina dell'Ombra gli argomenti li ho scelti, li sceglievo mano a mano che capitavano le cose, ovviamente mi esprimevo su argomenti che erano dei flame in quel momento. Secondo te okay. qual è l'aspetto più grottesco della politica italiana attuale? La politica italiana attuale? Sì, vabbè, diciamo... <ride> La no, cosa non... più clamorosa secondo te? Cioè, la cosa che più si presta ad una parodia? Ma il problema della, della, della parodia, cioè, ecco, forse l'aspetto più grottesco è questo: che non essendoci più niente di serio e più niente di sacro. Uh -huh. Non riesci neanche a dissacrarlo, e questa è la cosa veramente peggiore, la cosa veramente più difficile. C'è cioè una parodia di alcuni politici, la satira sui politici dovrebbe far ridere perché tu tocchi qualcosa di intoccabile, qualcosa che ha un'aura un no? di, 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 di istituzionalità, di sacralità, di serietà. Tutto questo manca oggi nella politica italiana. Sai perché? Perché, Beh, perché e quando è venuto meno, questo aspetto. Beh, diciamo che il ventennio berlusconiano non ha aiutato sicuramente. Secondo me è venuto meno perché c'è stata una sistematica distruzione della, della cultura, della, della, della cultura e della cultura della cultura, nel senso che eh, la cultura è considerata una cosa... cioè non ha davvero la alcun boomer. valore. Eh? La boomer. Eh, sì, esatto. Secondo <ride> me perché si è mischiata un po' volutamente eh? quella che era la, la tv, quindi lo show, con la politica, no? Mischiato lo show con la politica, ma il punto è che lo show anni fa, 30 anni fa, non era lo show che c'è. No, lo show, show berlusconiano, ovviamente. Esatto, sì. cioè non è una questione... Lo show, la televisione di per sé nasce con degli intenti molto alti, è un mezzo media come tutti, quindi potrebbe essere usato, viene usato a volte per delle cose... Belle, ma anche l'intrattenimento in sé, cioè non deve essere stigmatizzato, non è che una cosa che debba essere necessariamente uno schifo per cioè può anche o, o necessariamente altissimo. Cioè, la televisione, come tutti i mezzi di intrattenimento, esistono anche proprio solo per intrattenere, quindi fare delle cose che fanno semplicemente divertire e basta. Però ludico. però c'è un limite che con il trash si è ampiamente superato. Secondo me, ma la domanda è. Berlusconi ha semplicemente tradotto un qualcosa che già era nella mente degli italiani o l'ha creata? Perché mh, di situazioni grottesche, penso ad esempio, all'America, ce ne sono anche altrove. E non è che solo in Italia c'è stata questa deriva. Cioè, è proprio l'essere umano che in questo momento storico è arrivato anche ad una uh, degenerazione dei costumi politici e tutto è show. Ma secondo me Berlusconi non ha creato niente, nel senso che io credo che nessun politico possa creare niente, così come penso che neanche Trump abbia creato niente, è, è semplicemente stato il risultato di, di una cultura circostante. Non, uh, neanche, neanche i dittatori riescono veramente ad imporre qualcosa se la popolazione in parte non è comunque non appoggia quel tipo di visione del mondo. A meno che non sei Kim. <ride> esatto. <ride> esatto. però anche lì c'è un tipo di cultura che nel tempo ha costruito quel tipo di sistema. Cioè, non bisogna mai de responsabilizzare il cittadino. Secondo me è una cosa molto pericolosa de responsabilizzare il cittadino ed è una cosa sistematica, molto uh, tipica dei, dei sistemi capitalistici. Potremmo dire che il problema è il capitalismo, certo sarebbe un enorme tema da aprire, non so se è il caso. Apriamolo, apriamolo. No, sicuramente, <ride> sicuramente nel momento in cui l'uomo ha deciso che tutto è commercio, e anche consumo, se poi vogliamo parlare del consumismo, ci può stare che tutto perda di sacralità. Esatto. E... Esatto, perde di sacralità la cosa, cioè non, non esiste più il valore della vita umana in sé, della libertà individuale in sé, nel senso che la persona esiste solo in quanto consumatore e come consumatore e come lavoratore viene solo considerato e questo a ruota um, fa arrivare ad una, diciamo, ad una perdita di alcuni valori umani, no? che, che non siano i valori che poi riescono a tenere insieme invece il sistema capitalistico. E per cui questo è molto molto difficile. Ma secondo te quale sarà il prossimo passo del capitalismo? Perché eh, l'andazzo sembra, che... no. sembra, sembra sempre diciamo, questo, cioè non, sembra, non, sembra, diciamo, non vediamo una sorta di arresto da parte di, di questo moto. Beh, io credo che semplicemente mi auguro eh, e credo che il capitalismo crollerà come tutti i sistemi. Eh, boh, è crollato l'impero romano, non vedo perché non dovrebbe crollare il capitalismo. Cioè, l'impero romano quando lo studi sembrava una cosa impossibile da far crollare. E in realtà è crollato per la decadenza interna. E io credo che al capitalismo probabilmente succederà la stessa cosa. Eh, è anche vero che oggi, diciamo che in un mondo così polarizzato, è anche molto difficile riuscire a, a prospettare un momento in cui le multinazionali non abbiano più il potere che hanno adesso. Secondo per me, perché sai qual è la forza del capitalismo e anche del consumismo? È, è il fatto che faccia leva sugli istinti no, dell'essere umano di, di possedere sempre di più. Ma fa comodo soprattutto, Mo dimmi a chi è che gli conviene farlo crollare, specie a chi ha grandi aziende o chi comunque ci mangia di più degli altri. Allora io avrei no. due obiezioni. La prima è, vorrei capire in che modo il capitalismo uh, screditi sì. la vita umana, a livello proprio, però non, non parlo di corruzione totale del capitalismo, Parlo di un capita proprio il capitalismo come sistema, non la deriva. Poi eh, vorrei capire: una volta crollato il capitalismo, a che sistema dovremmo affidarci? Perché io, tra scegliere un'incognita e tenermi il capitalismo, sono per tenermi il capitalismo. Ma questo è ovvio anche perché tu parli del capitalismo dal punto di vista di uno che vive in uno dei paesi più ricchi del mondo e quindi sei, sei parte della minoranza, della piccolissima minoranza super privilegiata, noi tutti facciamo parte di questo, per cui è chiaro che a noi convenga tenercelo il capitalismo e soprattutto il capitalismo ha permesso in realtà... Tantissime conquiste sociali che non avremmo avuto se non ci fosse stato tutto questo benessere, e questo è un fatto. La deriva del, del, del capitalismo, cioè per me è impossibile in questo momento immaginare un momento in cui non ci, sia, non ci fosse una deriva capitalistica. In realtà il capitalismo ha avuto una deriva quasi subito, cioè nel senso, subito eh, si è subito posto come un sistema che ehm, avvantaggia pochi e svantaggia moltissimi. E non so quale possa essere un sistema alternativo, anche perché tendenzialmente il problema dei sistemi di organizzazione sociale derivano proprio dal, dalla natura stessa dell'essere umano, cioè nel senso che non riesce, non, non riusciamo a livello globale ad organizzarci in una maniera paritaria, siamo troppi. Ci sì, perché sono... alla base, cioè, in un, sì, un, cioè... mondo, <ride> utopico, in un una... mondo utopico, il capitalismo. Uh, sì, questo credo sia il momento. Abbiamo problemi audio, scusate. Aspetta, ora vabbè, vai, vai. Dicevo, in un mondo utopico, il capitalismo in sé, quindi non il consumismo, teoricamente uh, potrebbe garantire dei benefici. però come dici tu, innanzitutto è impossibile um, mettersi d'accordo perché ci sono realtà completamente diverse. E poi, secondo me, la deriva, come hai detto anche tu, c'è stata immediatamente perché si è eh, mixato quindi un sistema economico alla pubblicità che infatti poi è subentrato subito il consumismo quindi l'istinto di base secondo me l'istinto di base dell'uomo di avere sempre di più eh, ha portato poi al, a, questa, diciamo, a questo binomio, cioè consumismo e capitalismo che è per forza una deriva cioè già in sé una deriva nel momento esatto. in cui dicevamo, come dicevamo prima tutto diventa merce non c'è più nessun tipo di freno l'altro sì, giorno ma stavo ah, okay. scusa scusa no, no, è probabilmente una cosa al volo è una cosa che <ride> mi hanno detto una festa ieri però vai, vai prima tu no che è difficile trovare nella storia un sistema di organizzazione sociale ampio espanso che non fosse eh, in qualche modo svantaggioso per tante persone comunque no, mi redigo non volevo dire una festa volevo dire una, un google <ride> hangout volevo dire Comunque, c'era uscito il discorso del, del tampon tax no? che uh, in Gran Bretagna sono riusciti a rimuovere la tassa sul, uh, sui, sugli assorbenti, grazie alla Brexit, perché l'UE non reputa l'assorbente un bene di prima necessità. Quindi, i conservatori inglesi che hanno fatto, ah sì, e mo, facciamo felici quelli che ci odiano, così magari ci votano pure in futuro. Che ne pensi tu? Beh, l'eliminazione della Tampon Tax è una cosa ovviamente positiva, fatta ovviamente per motivi politici. Questo mi fa incazzare, ma come tutto, perché secondo me i diritti eh, civili, questo rientra nei diritti civili, perché comunque avere il ciclo. È una condizione di, di necessità, non ci dovrebbe essere una tassa, una tassa eh, e probabilmente non si dovrebbero neanche pagare fra l'altro, giungo in realtà perché è veramente una condizione di necessità, se io verso uno stato di indigenza dovrei potermeli permettere. Ma al di là di questo ehm, è stato fatto per motivi politici, ma ben venga. Ovviamente è molto grave che ancora nell'Unione Europea non venga fatto, come altre cose gravi. Innanzitutto grazie a Johnny Fett per gli abbonamenti regalati, Guarda. oggi è veramente una... un bombardamento, un bombardamento eh. di regali, sarà la presenza. Ricordiamo Vabbè, poi, di, no, non, di non guardare eh. il counter che sta in basso, che non sarà sicuramente realistico. Eh. Sì, e poi ripetiamo. intanto abbiamo il tuo Guarda. IBAN, uh, sì. Federica, quindi una parte la manderemo per il pagamento degli assorbenti. Diciamo che gli assorbenti yeah. gratuiti e quindi statali sarebbe ovviamente, per quanto riguarda il mio punto di vista, <ride> un'ecatombe, <ride> cioè un conto è togliere la tassa e lasciare comunque eh, la eh, concorrenza di tutte le compagnie di assorbente. Abbiamo visto che la Lines in realtà eh, vale tipo non so quanti miliardi in tutto il mondo, perché co comprende pure l'Angelini. Abbiamo fatto una ricerca ieri su questo okay. Google Hangout. Ma sei, sempre durante la festa? E poi c'è stato sempre quello sì, durante il Google Hangout. No, la festa, Google Hangout c'ero pure io. Non c'eri pure tu. E, ah, era Google Hangout ovviamente. Sì, sì, e stavo dicendo C'è sempre quello che dice eh, Ma se dovrebbero da gratis Perché, detto sì, sì Però cioè, non li puoi da gratis Perché un costo di produzione ce l'avranno E andrà comunque a essere pagato In qualche altro modo A questo punto mettiamoli al minimo Levando la L'IVA e vaffanculo gratis cioè, si intende è... per il consumatore cioè, finale. secondo poi me gratis verrà... sarebbe un passo troppo lungo, più lungo della gamba come si suol dire cioè, intanto andiamo ad tassa è un prezzo simbolico perché sennò poi perde pure dei ma valori non gli vuoi dare il prezzo, prezzo, poi... prezzo simbolico alla Lines gli puoi togliere l'IVA no, eh, degli... eh, diventa... dipende da che cosa pensi che debba essere una, una comunità io francamente a me farebbe piacere che le mie tasse venissero usate per dare dei cazzo di assorbenti a chi non se li può comprare. Eh, era a me punto... dispiacerebbe che eh, l'impiegato della Lines non potrà comprare il regalo di Natale a suo figlio perché verrà licenziato di, di, di tutte le altre aziende. <ride> ma no, ma, no ma, ma, ma scusami, una cosa gratis non è che è gratis per l'azienda, lo, la lo dovrebbe comprare lo Stato. Eh, quello Chiude dicevo... la Lines perché no, eh, ci sta il monopolio dello Stato. Vabbè, ma se tu le... le, le, ma se tu le... Le tasse né che, che l'azienda ci perde. Appunto. Quelle non sono le entrate dell'azienda. Appunto. Eh. Abbassiamo le tasse. Se ci fosse quello statale e comunque continuassi ad operare la Lines avrebbe comunque un calo enorme di entrate. Per regalare bambino fa uguale. Cioè non, è che, non è che gli cambia nulla. però se i soldi li passa allo Stato, se c'è quello gratuito, nessuno lo acquisto, compra, più. te lo, paga. In, realtà, lo in realtà, non, non, non è nulla per se c'è quello gratuito e nessuno compra più quello della Linest, linea, la linea è Ma in realtà non, non è così, nel senso che sì. io non penso che tutti comprerebbero quello gratuito, cioè molti ma sceglierebbero. lo comprano? Vabbè, eh. insomma, molti, sufrebbero... molti, secondo sì, me, comprerebbero dico. comunque l'assorbente della marca che apprezzano di più, no? Ma chi se lo può permettere? Sì, è ovvio che magari eh no, no, spende po poco i soldi, ma saranno sempre meno. Si una cosa magari per quelli che non hanno no. una lira, no. che ne so, per le clochard. Vabbè, anda via quello è gratuito oppure se ne ha un po' il discorso della sanità cioè nel senso chi può permettersi mh, di andare in clinica privata va in clinica privata anche se esiste la sanità pubblica no certo esatto cioè può sì. sta, può sta ma io... cioè se non ti puoi permettere che ci sia lo stato che te li fornisce gratis se non ti puoi permettere gli assorbenti stai proprio male 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 economicamente quindi voglio dire certo. eh, eh, ma questo, diciamo, riguarda l'approccio verso tutti i beni di prima necessità. D'altra parte, esiste, effettivamente, esistono anche: se tu non puoi mangiare, vai alla Caritas e mangi. Secondo me questo è uno sacrosante. Certo, che poi ecco, mo mi sono ricordato un'altra argomentazione. che Fu posta: Sempre la festa uscita. No, la festa, beh, festa eh, su hong out. Sì, eh, ce ne siamo era, usciti era proprio un. Un contenti, brainstorming fantastico. Sì, per far contenti tutti, sia i più rossi, sia i più celesti, perché io, io mi sento celeste. Eh, vabbè, eh, far contenti, sì, eh, abbiamo detto, ok, creiamo uno stato, il nostro stato ideale per risolvere questo problema, si, dà, si danno tipo dei buoni pasto, che però non sono buoni pasto, sono buoni di, per beni di prima necessità, a chi ne ha bisogno, quindi una sorta di assistenzialismo in cui c'è questo buono che possono essere 300 euro al mese sì. o di più. Oddio. Che succede? Eh, sono sbagliato, ve lo mandavo un, un, un consiglio. per Ehi, declassando, comunque, no, 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 no cioè eh, trasformando gli assorbenti in beni di prima necessità, ricadrebbero anche loro in questo buono, tutti felici e contenti perché include cibo, assorbenti e che tutti i, i beni di prima necessità. Stato Perfetto. No? Non v'ho convinto. Ti ho spiegato male, mi sa. In miniera! No, come in miniera! Io... No. Questo silenzio mi sta distruggendo. Martina, ma, Martina è morta dentro. Stare tutti a fare in culo. Vabbè. riesce <ride> <ride> a no! rispondere Puoi sempre scriverci un saggio con questa proposta. <ride> Greve. Vabbè, dai. Sei offeso. No. Simone sei offeso. Si se... è ritirato dalla conduzione. Ciao. La braccia, butta. <ride> Tesimo. ti No, comunque, io eh, ho letto un commento in chat interessante sempre sul tema ovvero un ragazzo che diceva ma mi spiegate qual è il qual è stato il momento dai sì però Cerco che non riesco dai davide ce la puoi fare dai davide faccia ho... la domanda davide <ride> Ma vedi. da <ride> Top Diglett, <ride> mi bullizzate sempre, no, no. Ma che bullizzate? No, volevo dire che questo ragazzo giustamente in chat aveva scritto, uh, ma mi spiegate uh, qual è stato un momento della storia in cui uh, non c'era questo discorso del tutto? È merce. Effettivamente, mh, io credo che sia un discorso legato alla ricchezza, al momento storico, cioè. In altri momenti storici non c'era questo benessere e quindi mh, si pensava più che altro a, vabbè, a ai beni di prima necessità e basta essenzialmente. E a problemi più gravosi come le guerre per dire. Beh, però bisogna anche fare una distinzione tra Occidente ed Oriente: nel senso che dipende anche dalle società, dalle culture. E... cioè <ride> Voglio dire, in Africa, prima che arrivasse la, 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 il colonialismo, lo schiavismo prima e il colonialismo dopo, l'organizzazione sociale di un intero continente era sicuramente eh, strutturato a sua volta in delle gerarchie, ovviamente in delle guerre anche interne, tra villaggi, eccetera, però c'era un tipo di cultura differente dove a malapena esisteva il denaro, non in tutte le società. Ad esempio, vale lo stesso per l'Indios in America e stiamo parlando di un altro intero continente. Quindi dipende, di sicuro questo approccio materialistico va di pari passo con la cultura occidentale, il che non significa che sia necessariamente una cosa negativa, è anche quello che ha permesso, cioè dalla nascita della nostra filosofia e dalla nostra, nostra, intendo come cultura occidentale, anche dall'approccio umano dell'essere umano, inteso in termini filosofici rispetto all'ambiente circostante, ne è nata la cultura occidentale che conosciamo, compresi tutti i benefici che ha avuto, però compresi anche tutti gli svantaggi, perché comunque il capitalismo parte da un concetto di base che è il. Cuore della cultura occidentale, dell'uomo come centro del mondo e come conquistatore del mondo circostante, ma questa cosa è relativa ad una piccola parte di cultura mondiale, che è la cultura occidentale, che poi questa cultura abbia conquistato tutto il resto, come era ovvio perché è una cultura impositiva che sfrutta, il, che non ha rispetto del territorio e lo sfrutta a suo beneficio, non ha rispetto degli animali, lo sfrutta a suo beneficio, idem con le popolazioni estranee ed indigene. Questo tipo di cultura dominatrice fa parte della storia della cultura occidentale, ma non è la base di tutte le culture. Anche del... se sì, noi oggi vediamo l'India e la Cina, che non sono occidentali, <ride> ma hanno, hanno quel tipo di approccio. la cultura occidentale, ovviamente. L'India e la Cina di oggi non sono l'India e la Cina. Certo, certo. Infatti e... dico, dopo anche loro sono arrivati a, diciamo, questa certo. quest approccia. Ma perché quella è la base del colonialismo. Il colonialismo, cioè, sì, quando l'America dice esportiamo le, la democrazia, ma ehm, la, la cultura occidentale ha sempre esportato se stessa. Cioè, portava il proprio modello e siccome è un modello che fa molta presa sulla natura stessa dell'essere umano, perché comunque gli permette un alto grado di benessere, ehm, ha permesso grandissime conquiste sociali, la cultura e il pensiero occidentale, quindi questo non è un giudizio, è solo una ricollocazione storica. Ci sono stati dei momenti, dei posti dove la visione del mondo non era questa e in qualche modo... Può anche esserci un tempo futuro dove la visione del mondo dominante non sarà più questa, chi lo sa. Certo, per noi è, come dicevamo anche prima, quasi impossibile immaginarlo. Ci cioè abbiamo eh. costruito troppo sopra, capito? Cioè sarebbe proprio un vero e proprio crollo. Però è come dire quando c'erano i re, eh, cioè il periodo dei re, dei vassalli, dei vassallori, dei, vassali, dei, certo. vassori, dei non è che immaginavano un altro sistema in cui ci potesse, non ci potesse non essere un re. Cioè si certo, diceva che non ci assolutamente... sarebbero mai arrivati, quindi probabilmente noi non ci arriveremo mai. Forse. Credo. Certo. processi, È sempre una contrattazione in qualche modo, il sistema sociale. Da qua in Ma chat dicono è... ad esempio anche il Giappone, ben prima dell'apertura con gli Stati Uniti del 1800, ha avuto un'impostazione molto coloniale nei confronti delle terre in Asia, come del resto anche in Cina. Beh, questa è storia, l'impostazione è un conto, ma l'approccio al filosofico, all'esistenza è un'altra cosa. In Cina, ad esempio, la cultura cinese è stata totalmente stuprata, ma eh, questo ne posso, voglio dire, ho letto tantissimi libri in merito perché una delle cose molto affascinanti della storia come la cultura cinese sia stata, che era una cultura crudelissima, cioè di una crudeltà incredibile. Uh, però era molto diversa dalla cultura occidentale e lì la loro identità è stata completamente stuprata e violentata dalla, invece dalla mentalità occidentale che, che poi hanno fatto loro, con il loro, però, con il loro approccio. Ad esempio, la, la dimensione comunitaria del popolo cinese che è semplicemente traslata in un'ottica. Occidentale, ma non è venuta a mancare perché tutt'oggi in Cina hanno un senso comunitario completamente diverso dal nostro. Loro esistono in quanto in, in molto di più rispetto a noi, in quanto individui all'interno di una società. E questo è il motivo per cui certe cose delle comunità cinesi noi non le capiamo e non le potremo capire mai. Non c'è questo approccio così individualistico perché non è nella loro mh, genetica culturale. Mm -hmm. Tu, tu, tu chiaramente lo vedi come ehm, proprio umanamente errato quell'approccio, no? Quell'approccio non fa parte, de, de, quale quello della cinese? L'approccio no, individualistico. No, ma non è errato, nel senso che per me è il mio, è il mio stesso approccio, è la mia cultura. Mm. Cioè, io sono anni che studio le filosofie orientali, ma non. Non è la mia cultura, cioè non, non, è di, molto difficile veramente entrarci dentro e comprenderla se non ci sei nato e cresciuto. Quindi io non lo vedo come il male assoluto, penso che tutto debba essere uh, contestualizzato e compreso un po' dall'esterno, quindi cercando di essere degli osservatori un, un po' oggettivi e meno coinvolti all'interno delle cose. Sì, anche se poi, vabbè, diciamo che la cultura cinese unirla tutta in un unico pensiero, se non sbagliato, esatto. perché c'erano esatto. e ci, ci sono, vabbè, comunque c'erano soprattutto molte realtà diverse, eh? cioè parliamo di qualcosa di abbastanza grosso, cioè generalizzare diciamo, tutto il discorso Cina, mh, secondo me è un po' un casino. No, 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 è sicuramente molto complicato, eh, però di sicuro questo aspetto comunitario riguarda tendenzialmente la maggior parte ecco anche se è molto divisa molto diverso però è sempre importante distinguere cioè quando parliamo di, del mondo capire che non siamo noi solo il mondo no qual è il tuo mh, mondo utopistico <ride> ma il mio mondo utopistico oggettivamente è un mondo Estremamente empatico ed equalitario ovviamente è, è, è utopistico perché sostanzialmente siamo troppi per un mondo equalitario. Questo è un problema piuttosto serio, piuttosto serio anche per il mondo proprio, cioè per la nostra sopravvivenza nel mondo. Siamo un po' troppi, eh, però un mondo per me perfetto sarebbe quello dove le risorse, dove, dove rinunciamo anche ad una parte consistente del nostro benessere ehm, però per vivere in una maniera che sia molto più equalitaria tra le persone non solo tra le persone ci aggiungerei anche un discorso relativo agli animali ma non mi voglio eh, infilare in una cosa del genere però io la penso così no in realtà è interessante questa cosa cioè non, non ritengo che necessariamente la vita di un essere umano abbia mh, un valore oggettivamente più alto della vita di un animale, non vedo perché. Vabbè, l'abbiamo se... deciso noi. Abbiamo eh, una... deciso che è così, che ci va bene, però non credo che sia la migliore formula per vivere bene in questo pianeta. Infatti non viviamo bene. Cioè, se questa cosa ci facesse, se questo approccio ci facesse veramente vivere bene, vivremmo bene, il che significa che non ci ammazzeremo tra di noi, non ci drogheremmo. E non vivremmo lobotomizzati da varie cose. E hanno no. il valore di una vita, però non si calcola in base al potenziale che potrà dare al mondo. Io non dico che le vite degli animali non valgano un cazzo, sono solo in disaccordo con, uh, con la frase che hai detto. Ma perché? perché le vite umane che cosa danno al mondo? Una vita umana in generale uh, e la sua continuazione ha un potenziale molto più uh, virtuoso di quella di un no, animale. No, no. Solo per gli esseri umani, è come per dire la vita di una formica, per le altre formiche ha un potenziale molto alto e virtuoso, per le altre formiche la vita degli esseri umani ha un potenziale molto alto solo per gli esseri umani, è tal tutto talmente egocentrico in ah. termini proprio di, di, di filosofia della vita e tutto questo non ci aiuta. Io non sappiamo so che... della mia vita, eh? Io so no, ma, ma, di un mio fratello umano, quindi cioè sono ecocenzo anche. Ecocenzo nel senso di umano riferito, umano riferito, noi siamo una piccolissima no. parte. Ma, del, io, di ma io, però, io, però, ci, io ci, a, a, arrivo a questa mia conclusione a logica, non ci arrivo al sentimento. Io dico oggettivamente. Se avessi il classico problema del binario e dovessi decidere se terminare la vita di un essere umano o di un cane, non ci penserei due volte. Vabbè, no, quello... ma, no, questo non significa che penso che il cane non valga nulla, Vabbè, però il potenziale discorso... sprecato di una vita umana è, è più alto. Allora, questo è perché hai una solidarietà di specie, però confondi, secondo me, un sentimento istintivo con un pensiero razionale. Razionalmente non c'è alcun motivo per dire che la vita di un essere umano ha più valore, cioè dipende da che, su, su che cosa basi il valore. Su ciò che potrà dare di buono, di benefico, di virtuoso al mondo. Rispetto Ma il mondo al mondo cane. è più cazzo di noi, il mondo sta meglio senza di noi, scusa, eh, come A specie. Beh. Ma cioè, che di, non... Ho capito, però qua non Beh, è, no, un no. è un discorso allora di giriamoci tutti. Eh, cioè. È un discorso di, di protezione di della teologia specie, teologia, secondo me. È... Ah, un discorso di protezione della specie, autoconservazione? Eh, no? Protezione della specie, ovviamente, ma questa è una questione istintiva non ha un fondamento razionale perché al mondo in quanto universo in quanto mondo fatto da piante alberi e elementi non noi non serviamo tendenzialmente a un cazzo se non a fare dei danni a meno che non iniziamo a vivere in una maniera differente più mh, naturale e sana con il mondo circostante il mondo... che nessuna specie ragiona per tutte le specie Certo, ma nessuna specie ragiona per la distruzione di tutte le altre specie, per il loro, il loro sfruttamento, ecco. E neanche per eh, lo sfruttamento. Tutte... Anche perché non ne hanno la possibilità, però, cioè, nel senso che. Sì, ma... non, oh, hanno, non, so. non hanno proprio quel tipo di istinto, no? Cioè, ovviamente. Però chi lo sa, no. se i delfini fossero intelligenti quanto <ride> gli esseri umani, magari sarebbero dei nazisti. Non lo puoi sapere, dall'altra parte dipende di che tipo di intelligenza parliamo, io non credo certo. che l'essere umano sia un'intelligenza così assoluta perché altrimenti non staremmo esaurendo tutte le nostre risorse e non staremmo vivendo così di merda. Ripeto sempre, se noi avessimo trovato una formula come esseri umani per vivere bene su questo pianeta, oltre a non distruggerlo e oltre a non massacrare milioni di altri esseri viventi ogni giorno, probabilmente non avremmo neanche bisogno di drogarci, di, 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 di star male, di suicidarci, di ucciderci l'un l'altro, cioè non è un, una dimensione di esistenza, di vita sano questo e secondo me in parte deriva anche dal, da, da come abbiamo impostato tutto il nostro approccio con il mondo circostante, pensiamo di essere il centro del mondo e... Evidentemente, se vogliamo fare un po' di razionalità, evidentemente non lo siamo. Cioè, cioè che non, non siamo il centro del mondo, cioè siamo dei minuscoli pezzettini. Veniamo al mondo senza il nostro volere, moriamo senza il nostro volere, veniamo. Ovviamente siamo, siamo la specie più impattante. Siamo la specie che. È più violenta ed aggressiva ri rispetto alle altre, più importante rispetto a cosa? Se noi ci estinguessimo il mondo sopravviverebbe benissimo. No, più impattante, non importante. Impattante sì, da questo punto di vista funzioniamo più come virus. No. <ride> Com Però con questa retorica a cosa arriviamo? Ah, non arriviamo a niente, non è una Beh. retorica. Il mio è un Beh. pensiero strutturato. e Se tante persone avessero questo pensiero strutturato, si potrebbe cominciare a ragionare su un altro tipo di sistema sociale che faccia no, stare ma meglio. Appunto, appunto, io ti chiedo: cioè, comunque, il messaggio era non valiamo un cazzo. Siamo dei granelli di sabbia insignificanti. E vabbè, prendiamoci a frustate. Ma una volta che siamo, che siamo tutti d'accordo su questa cosa, poi che si fa? Beh, questo non, non lo si può pensare in maniera singola però bisognerebbe ragionare insieme su un tipo di sistema meno uh, distruttivo in generale, non so come altro definirlo, però se si partisse da questo principio ce cioè, la si potrebbe fare cioè si sono, siamo andati su Marte ah, okay, oh, <ride> no, no, dai. Te, so anche potrebbe... che si parla di questa cosa secondo te per quale motivo non viene attuata né tantomeno presa in considerazione dalla maggior parte delle persone perché è semplicemente è molto più comodo per, per pochi e molto più conveniente questo tipo di sistema. Perché è un arricchimento senza fine. Se tu cerchi di, di strutturare il, il mondo, se tu sposti l'asse di questo ragionamento, ovviamente devi rinunciare a delle cose, al possedere delle cose, al, a, a, a tanti aspetti, no? Per andare incontro all'altro devi suddividere equamente le risorse, devi fare delle cose che non permettono a pochi, di, a, a quell'1%, 2% di popolazione, di avere a propria disposizione l'80% delle ricchezze del mondo. Il problema, secondo Punto. me, è proprio questo, che noi, come altri animali, abbiamo degli istinti e come alcuni animali, non lo so, proteggono il territorio e quindi uccidono altri animali per la propria sopravvivenza. Noi abbiamo questo istinto qua di prevaricazione e anche di spreco, cioè l'abuso e lo spreco fanno parte della natura umana. Oh, e quindi Sì, appunto, l'egoismo, combatterlo, cioè co andare contro la propria natura, secondo me è impossibile, cioè eh, è possibile come che... collettivo, cioè magari un individuo singolo... Ok, tipo Martina eh, o Federica possono decidere di eh, avere una vita nel rispetto assoluto degli animali, Però... ma perché gli animali non sono egoisti? No, ah, è quello che ho detto, cioè, anche loro hanno questi istinti, è no, okay. una cosa umana. Sì, eh sì, no, vabbè, ognuno, ogni animale è proprio istinti, l'essere umano è un animale. Beh, c'ha la... la mente più complessa e eh, 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 anche no, più, capito? Ridurre l'essere umano... video delle, delle scimmie che vedo io, che si ammazzano eh, tra di ma <ride> non hanno, non hanno, un, non un, un, non hanno una, una mente così sviluppata come quella umana, Simone. No, vabbè, no, no, no. le mie sono obiezioni stupide. Ma ridurre l'essere umano all'egoismo e alla voglia di conquista toglierebbe dall'essere umano tutte quelle caratteristiche che lo rendono anche essere umano, perché nell'essere umano, a differenza di altri animali, esiste invece anche l'empatia, la compassione, l'altruismo. Esiste ma si soppesa. Ma siamo tutti quanti diversi, c'è chi eh. ha più una componente e chi l'altra, basta pensare pure all'egoismo che magari porta a pensare vabbè ma il mondo finirà perché lo stiamo distruggendo, non finirà fin quando io sono vivo, quindi sti cazzi Questo purtroppo penso sia il pensiero della maggior parte delle persone che non mettono neanche la possibilità di poter cambiare qualcosa. Sì, ma per me è un grandissimo spreco di intelligenza tutto qua. Certo. Nel senso che potenzialmente, sì, siamo la specie più intelligente del pianeta, abbiamo l'intelligenza per comprendere che, e ce l'abbiamo sempre avuto l'intelligenza per comprendere che un minimo di eh, ottica comunitaria è necessaria per vivere bene, tant'è che, ma anche sullo sfruttamento delle risorse, ma ci siamo arrivati, cioè nel senso l'intelligenza per arrivare lì, ce l'abbiamo. Ed è un grande spreco di intelligenza limitarci ad una dimensione di l'uomo è come gli animali. No, l'uomo non è come la tigre, cioè è diverso, è fatto in maniera diversa, in negativo, ma anche in positivo. Ovviamente. Eh, il fatto è che, cioè, tu dici è un grande spreco di intelligenza, e secondo me questo spreco è insito nella nostra natura, questo io sono convinto cioè di questo. Cioè, non non c'è stato un altro momento storico in cui l'essere umano non si è comportato così. Beh, ci sono stati magari dei momenti di grande, grandissimo cambiamento. C'è chi scrive: Se tutti ragionassimo come lei, saremmo ancora a vivere nelle grotte? No, perché l'umanità, grazie a Dio, si è evoluta invece proprio grazie ai pensieri filosofici costruttivi e non a quelli distruttivi. Per cui, sti cazzi, nelle grotte. Ma, sì, ma Infatti, cioè. l'essere umano, secondo me, si alterna. Questo lo dico esatto, spesso: si alterna sì, in. Istinti distruttivi e istinti, in terribilmente, ah, istinti terribilmente distruttivi e istinti incredibilmente virtuosi. Però queste per nature vanno di pari passo. Cioè una cosa non si può scindere dall'altra. Cioè secondo me non si può prendere solo il virtuoso dell'istinto della natura umana e lasciare da parte eh, il distruttivo, questo intendo. E ci evolviamo secoli fa non sarebbe stato immaginabile che. Che le donne potessero essere paritarie rispetto agli uomini, proprio perché in un'ottica di animali, tra virgolette, l'uomo è più forte e basta, governa lui e invece ci siamo evoluti da questo punto di vista. Come... Sono cambiati, sono cambiati in realtà i, i costumi, diciamo così. Cioè, adesso no. eh, diciamo che le donne, fortunatamente, hanno ottenuto questa parità perché non si combatte più, diciamo, su un piano che è quello meramente fisico vero però come cambiano tante cose del genere come sono mh, cambiati gli approcci anche delle differenze etniche differenze razziali secondo me si può anche evolversi in una dimensione in cui si riesce ad essere più egualitari in generale ad avere una, una dimensione più etica anche se mantenendo il capitalismo un approccio più etico in generale ma per egoismo tutto ciò io lo dico cioè non lo dico per il bene delle capre delle scimmie cioè, non è quello il punto. Dico perché vivremmo meglio noi. Ma sono d'accordo, diciamo che è una sorta di capitalismo etico, cioè che sarebbe la cosa più auspicabile, quindi utilizziamo... L'abbiamo detto anche in questa live. Sì, esatto. Utilizziamo tutte <ride> le risorse, no? Utilizziamo tutte le risorse nel migliore dei modi, però secondo me purtroppo è un qualcosa di inattuabile. Eh, proprio Perché c'è cioè, chi è che volontariamente... Cioè, è difficile pensare ad un collettivo, ad una nazione di persone che volontariamente si tolgono un qualcosa per darlo ad altri ed è stato poi il motivo secondo me del fallimento di molti sistemi tipo il capitalismo. E eh, scusami il comunismo. Dobbiamo contare per ogni live quanto tempo ci mettiamo per dire capitalismo etico. Quando si fanno questi discorsi Ma in discorsi. realtà guarda Ultimamente non molto eh. Era no, più l'altrano Io la sento spesso Vabbè ma, ma Io stile. penso di ripeterlo Almeno due o tre volte al giorno Pure quando Anche off live Eh sì, 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 quando sì. Ti sì Soprattutto off live <ride> Quando sbadigli Perché qua faccio finta Che non mi interesso Io sbadiglio per finta Certo Io avrei... fuori io non faccio altro Che io avrei un domandone finale per vai. il nostro ospite vai, vai. Eh, che già stiamo un'ora e 05 e sento tipo gli spiriti di Ghost che mi trascinano via, no? Vedente quando Arrivano dai bassi fondi, quelli tutti scuri Ma che c'hai oggi, Simo? Casper, <ride> <ride> oh, le Pure Casper. Le mani che spuntano dal No, no, delle mani. Tipo dei, dei demoni ombra che no, arrivano da, pavimento, dalle pareti sì, Da, quelli, da, da, da dal pavimento. Quelli, quelli che ti portano i Da i pavimenti. Da pareti repulsion dei i Però pure Aliens, Vabbè, Da Vabbè, sì, sì, certo. La domanda è questa. Noi spesso. Ci uh, scontriamo con uh, le maggiori esponenti del neofemminismo, anche chiamato femminismo di terza ondata. Eravate riusciti ad evitarla, questa Ma cosa? Infatti, Dove... che palle, <ride> oh, cioè. Ma che... Ah, aspetta, <ride> è collegata anche un'altra cosa: che eh. affligge tutti i comici, ok? Sì. Il politicamente corretto. Mm. Okay. In quanto performance artist e comica quanto senti cambiata la percezione di quello che puoi dire e quello che non puoi dire perché or or oramai esistono delle eh, presenze molto rumorose che potrebbero romperti le palle. Allora, eh, diciamo che io non vivo molto questo problema perché francamente sono abituata a ragionare prima di dire delle cose, quindi se tu le ragioni abbastanza, indipendentemente da quelli... Che vengono a farti una polemica, diciamo, riuscirai il modo di esprimere qualcosa anche di forte, e di satirico, senza, cioè, con un senso, per cui senza dover andare necessariamente ad offendere. Delle persone, chiunque se siano, dopodiché l'eccesso di politicamente corretto non è una cosa che eh, onestamente condivido. Questo su qualunque tipo di argomento, ma perché ho già detto che a me piace la satira anche molto spinta, quindi io appartengo a quelli che pensano che si possa fare satira su tutto. Certo, la satira deve avere un contesto, quindi deve essere. Senzata la battuta che fai, se tu scomodi degli argomenti, no? delle cose molto molto forti, se tu ti scomodi a fare una battuta su un argomento molto sensibile su cui tante persone sono molto sensibili, cazzo devi avere qualcosa da dire, perché se non hai qualcosa da dire sei solo uno stronzo. Ok, però diciamo che in genere ti mantieni corretta, diciamo. Cioè... Beh, dire che io mi mantengo corretta mi sembra un po' tumacio considerando quello che ho fatto. No, <ride> vabbè, ah, ok, però il tuo intento no, di, di, di... diciamo corretta. Sono mai pentita di qualcosa che ho detto perché, francamente, dietro c'era sempre cioè la satira, era sempre mirata verso qualcuno verso cui secondo me era corretto fare satira in quel momento. Io ho fatto a un certo punto anche un video dove tiravo in mezzo, c'era stato da poco il terremoto. Parlavo dei terremotati e io ho fatto un video dove eh, eh, offrivo ai terremotati i cuscini di Missoni, le scarpe Jimmy Choo e il reggiseno di Victoria Secrets no? per essere al top anche durante il terremoto, anche post terremoto. Tra le mie serie, non stavo prendendo ovviamente in giro i terremotati, prendevo in giro i VIP che in quel momento si stavano affrettando a degli atti di beneficenza solo per trarne visibilità. Allora io scomodo, per cui ovviamente molti si sono arrabbiati per questa cosa, però io ho scomodato un, un, un argomento molto sensibile, per cui è anche normale che le persone siano suscettibili, perché ci sono persone che sono morte, persone che hanno perso la casa. Ho fatto, per prendermela, per parodizzare. Contro delle persone che secondo me stavano facendo uno sfruttamento mediatico di questa vicenda, assolutamente non che doveva essere satirizzato. Quindi non mi definirei politicamente corretta, assolutamente no. Però io faccio satira per, di mestiere. Mentre molte persone che dicono cose a caso che sono anche molto offensive, non lo fanno manco di mestiere. Quindi bisogna anche distinguere. Quando si parla di comici e quando si parla di gente che vuole avere il diritto di dire quello I che coglioni cazzo coglioni come il Cebro podcast. però Diciamolo. No, no, no. <ride> però cioè E come gli no. fare su internet, sono due cose diverse, anche perché puoi dire co sempre come ti pare, però devi metterci un minimo di testa in quello che dici, Assolutamente. Me. Davide che No, no, ci sta più che altro mi in inquieta un po' questo discorso del patentino comico, cioè, nel senso alla fine chi può stabilire, uh, chi può fare una battuta, chi può... cioè, se alla base c'è comunque un intento, no? anche del, dello stronzo, ma no, non ti dico quello che commenta su Facebook dal profilo anonimo e fa una battuta simpatica o okay, magari denigratoria, però... Uno che si espone, dici. Eh, chi è che stabilisce questo patentino, cioè chi può scherzare sui terremotati e chi no? Ma no, ma non è, non è un patentino. È come dire chi stabilisce che uno scrittore è uno scrittore e che cazzo, se pubblichi dei libri sarai pure uno scrittore? Sei comunque uno scrittore. Se hai pubblicato invece la tua tesina di laurea su pubblicailibri.it non sei uno scrittore. Cioè, ci sono delle cose che richiedono un minimo di professionalità. Io cioè, ho nel... interpretato così le parole eh, di Federica. Um, uh, ogni satiro dentro mm. di sé, deve eh, almeno poter dire quello che sto dicendo ha un pensiero dietro. Mm -hmm. Però non è che c'è sta un ente o si impedisce no. a qualcuno di parlare, eh, che... a prescindere perché la pensa in un certo modo. Quello che fa Satira deve poter certo. dire eh, che ci ha messo del pensiero, se no è disonesto. Certo, si <ride> <ci> potrebbe estendere <ride> il discorso alla comicità anche non satirica. Vabbè, quella non c'ha bisogno di un pensiero. Eh, può, essere anche, ecco, può essere anche esatto può essere anche volta solo alla risata d'altra parte questo faccio un'aggiunta se uno fa il comico di professione ad esempio questo riguarda il politicamente corretto no perché ad esempio io non sono particolarmente per il politicamente corretto però se tu sei una persona um, abituata ad avere a che fare con un pubblico quindi tu hai comunque il tuo obiettivo è eh, ti sei davanti a delle persone e le devi fare ridere Okay, si devono divertire, ridere o intrattenere. ok? Tu devi essere comunque anche un minimo in grado di ehm, cogliere il mood generale, cioè il, il momento che stanno vivendo quelle persone, perché il punto del politicamente corretto non è tanto il fatto... Che ti vengano censurati o si venga attaccati se si dicono determinate cose. Il punto è che ti rendi conto con il tempo che se la cultura circostante cambia, alcune battute che con tempo facevano ridere, mm -hmm. non si più ridere più. E questa Quindi è la se... famosa empatia. Beh, non, non è l'empatia, è un fatto proprio di cultura che cambia. Oh, eh, rivedere oggi dei film degli anni Ottanta o delle trasmissioni, delle cose che ci facevano e facevano riderissimo. Oggi non ridi, e quindi da un certo punto di vista il comico, il satiro, un po' si adegua a questo, ma non lo fa perché ha paura di dire qualcosa, lo, lo fa semplicemente perché lui deve essere in sintonia anche con il pubblico. Beh, certo. Diciamo che la satira, in particolar modo, ma la comicità in generale, deve tener conto della società, dei costumi. Beh sì, c'è cioè, un, un tempo la N faceva la N word faceva ridere di per sé, cioè sì. qualcuno io, che rideva di per sé, oggi semplicemente la gente non ride, e, e quindi che mi frega? Di... Cioè, capito? Cioè, come faccio a fare una cosa se le persone circostanti non ridono per quella cosa lì? Punto è cambiata la società. Cioè, devi anche fartene una ragione quando sei una persona che pratica arte e che vive in questo mondo, no? Devi anche essere allineato in parte, anche se fosse per contrastarlo. Sì, il problema fosse... ovviamente è la deriva, nel senso che un conto è dire queste cose non fanno più ridere, quindi, ma soprattutto eh, tendono più ad intaccare mh, le sensibilità rispetto a suscitare una risata, un conto è preventivamente cancellare un po' qualsiasi possibilità di fare anche, anche di scherzare proprio su ti faccio un esempio scherzare su eh, lo stigma che c'è di queste parole Sì, su questo sono d'accordo ma perché io partengo... eh, diventa comico quello cioè non è più comico tipo non è più comica l'Enward di per sé ti faccio l'esempio nostro che è più semplice cioè, l'N-World nel 2021 cioè, è ridicolo no ridere di questa cosa però fa ridere perché non la, non, non la si può più dire senza venire attaccati. Quindi no, certo. fa ridere, ma può anche essere un pretesto per fare satira. No, ma sicuramente, io da questo punto di vista penso che le parole non debbano essere stigmatizzate mai. Semmai deve essere tolte, tolta quella parola, quel valore che ha sempre avuto. Quindi, in realtà, più la usi, meno. Il classico Lenny Bruce, sì però oh. questa è una visione, non possiamo avere tutti la stessa opinione. Eh, allora che ne pensi tu? Eh, infatti. <ride> allora. Va bene, va bene. sono molto soddisfatto di questa live. Grazie mille Federica, spero tutti che sia puoi. trovato a tuo agio. Yes, molto. <ride> Ero yes proprio il meno <ride> convinto della <ride> storia. Yes. <Parte> <ride> il capitalismo etico il capitalismo etico è la conquistata Basta poco. grazie mille, devo dire che questi discorsi mi hanno molto preso ne farò dai, oro dai. anche nelle prossime ore ci penserò molto sopra e ah, già, lui, spero dai. di capire quanto sia sbagliato Dai, già... va bene, grazie mille <ride> grazie, grazie, ciao grazie mille Federica, un abbraccio ciao, alla prossima Ciao. E... <ride> Grazie Mark, <ride> ma che cazzo c'avete stasera? <ride> ma che vi siete fumati, raga? No, perché? No, perché è stato un po' editato, dire, che... ma no? no ma no. noi siamo degli editor proprio, noi abbiamo i programmi di montaggio final. Cut comunque, vabbè. grazie mille, grazie mille. Per... Mamma mia, Giallu, mi, mi spacchi ogni volta i timpani. Pure di notte che sento questo rumore infernale, è questa che mi ha fatto sì. <ride> C'è stato il. Sono tutti spiaccini. <ride> <Che c 'è? ride> un pellicano, un pappagallo. con eh, sì. i pappagalli gialli. Eh? Sì. Pappaga... Due <ride> dubbi, un pappagallino. Sta, eh, 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 eh. Era, per, era per bilanciare il livello di questa live, capito? Eh, sì. Per, ri per ri ricalibrare, c'è stato il periodo di de... Davide con la. <ride> e poi c'è stato il periodo mio. No, no, no. C'è stato il periodo di Davide. smesso. Te non ti ho più sentito. Sì, non c'ho più raffreddore. Così pare un figo, regà. Mo mo oh no. Ma che stai a fare? No, ho no, no, sbagliato. No. A pellica. Ma che stai a fare? Poi, se guarda frontalmente, è, è una merda. Però, posso fare live così. Non mi giro. mai. pure di profilo anche devi essere veloce. però, Vai, vai. Tipo, dico. ma tu che ne pensi? Eh, <ride> eh, sono d'accordo, Davide. Però queste mosse non me le devi fare, Davide. No, devi... no, 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 è tutto sbagliato, è tutto sbagliato. <ride> Dio santo. Va bene, ci vediamo domani alle ore 15 per una live infernale eh, in stile Cerber. Abbiamo avuto molti ospiti. Domani sera anche ci sarà domani, un ospite. Domani alle 15, link. Domani alle 15, ma neanche link. No, sì. link. link infernali. No, Abbiamo un sacco di link arretrati di cose sì, interessantissime. Di cose gravissime. Quindi sarà un bel, un bel delirio che sono sicuro già manca ai nostri seguaci. Domani Poi... sera una top intervista a Nanni. Mercoledì. Shade. alle ore 21 sempre alle 15 vediamo mercoledì e sì. giovedì Taver. alle 21 sempre, sempre alle una, una settimana, settimana, settimana piena di ospiti Quattro settimana ospiti delle interviste sì esatto anche perché settimana scorsa cioè, negli ultimi 10 giorni settimane eh, abbiamo fatto roba più cazzeggiante delirante link eh, diciamo fai dei vari quindi questa settimana <ride> casualmente tra l'altro perché non è che poi ci mettiamo d'accordo noi eh, questa settimana sarà più su, sulle interviste. Va bene, facciamo, un ride in violet. violet. Io lo farei a Violet. No. Secondo me merita un no. canale comunque emergente. Anche a Rick Ivan, Lufair, sta Ivan sta facendo la reaction a eh, Renzi, eh, che è andato a vabbè, fammola, Ivan a quel programma. Non mi ricordo come si chiama. Va bene. Va bene. Grazie, mille, ragazzi. A domani, a domani. ciao, ciao. È, gli AT escono tutti insieme è con ecco podcast in azione che presto cambia la... CERBE